Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, mi sono ripreso dalla prima giornata di campionato, lato Milan che è stata devastante. Qualcuno mi ha scritto: Dani, eri particolarmente nervoso. È vero, mi sono rivisto, mi sono fatto quasi tenerezza da solo perché non vedevo l'ora che ricominciasse il campionato, e a ricominciarlo in questo modo, sinceramente, al di là del risultato, intendo poi a livello di prestazione, mi ha deluso non poco. Detto questo, sto preparando un video sulla prima giornata in generale, perché ha floppato non solo il Milan ma anche le altre squadre, quindi voglio farvi un commento un po' più generico in attesa delle sfide che mancano per chiudere questa prima giornata, quella della Juve contro il Como e quella dell'Atalanta contro il Lecce. Allora ragazzi, mi raccomando, prima di iniziare lasciate un like, iscrivetevi e soprattutto lasciate un commento qua sotto, indicavo la scritta, dicendomi la vostra su questo argomento che sto per trattare in casa Milan, lato Milan. Nello specifico voglio parlarvi delle dichiarazioni rilasciate da Ibra durante la presentazione di Youssouf Fofana, giocatore che è arrivato in ritardo, così come in ritardo sono arrivati altri giocatori, e voglio dirvi un po' la mia. Innanzitutto, per quanto riguarda il mercato, Ibra ha ribadito che siamo a posto così, sia in entrata che in uscita. Però poi dice: siamo al sesto giorno, i famosi 7 giorni nei quali Dio ha creato il mondo. Lui dice: siamo al sesto giorno, quindi continua a non capire perché dice siamo al sesto giorno, quando in realtà dice siamo a posto così. Se siamo a posto così, in entrata e in uscita, mi aspetto un siamo al settimo giorno. Qualcuno ha detto: Dani, però il settimo giorno Dio ha riposato. Però Ibra ha detto: lo so, Dio ha riposato, Ibra no, quindi non si capisce. La spiegazione che mi sono dato io è: abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, quindi avevamo questi obiettivi di mercato e li abbiamo presi, quindi abbiamo completato tutto, ma se dovesse esserci qualche occasione, qualche parametro zero, il Rabiot di turno per intenderci, lo prendiamo. Quindi quel settimo giorno è come se fosse un giorno bonus da usare nel caso si verificassero alcune condizioni o magari alcune opportunità. In quest'ottica qua, obiettivamente, potrebbe avere senso. Poi ha ribadito che non ci saranno cessioni, e anche qui mi fa un po' strano, a parte che c'è il problema delle liste. Da quel che avevo capito, il Milan era praticamente obbligato a cedere. Adesso Ibra dice invece che non ci sono cessioni da fare. Mi sono informato, a parte che Ballo Touré, il grande Sballo Touré, è a un passo al Saint-Étienne. Ancora non stappiamo champagne e quant'altro, aspettiamo l'ufficialità, però pare che il Saint-Étienne sia davvero molto molto vicino al nostro ex, spero, terzino sinistro, che in questo momento sta giocando, si sta allenando col Milan Futuro. Altro giocatore che dovrebbe andare via, che in questo momento è ancora al Milan Futuro, è Piselloni Orighi, signori. Ha avuto il via libera dal Milan per liberarsi, a quanto ho capito, a parametro zero, e lui sta valutando offerte dal Qatar, Arabia Saudita, MLS, insomma sta facendo un po' di valutazioni, speriamo di liberarcene a costo di darlo via gratis, almeno riusciamo a risparmiare sul suo ingaggio, anche secondo me una buona uscita la prenderà, perché lui comunque era sotto contratto col Milan. Poi attenzione, perché c'è il discorso Kalulu, che a quanto pare ha rifiutato la Juventus. Così pare, il Milan aveva trovato un accordo con la Juve, ma Pierino avrebbe rinunciato la Juve, alla Juventus, perché ha avuto una telefonata con Thiago Motta che non gli avrebbe garantito la titolarità, e quindi lui dice: no, a sto punto, se devo giocarmi le mie carte, me le gioco nel Milan, che è un posto che conosco, e quindi posso dire la mia, almeno così sembra, anche se l'Atalanta si è inserita, e sappiamo che quando si inserisce Percassi all'Atalanta di solito vanno subito al sodo, e quindi non mi stupirei se alla fine finisse veramente all'Atalanta, considerando che secondo me il Milan comunque vuole darlo via. Poi un'altra frase che mi ha stupito abbastanza di Ibra
è la seguente. Gli obiettivi del Milan, gli acquisti del Milan, erano già i nostri obiettivi prima che scegliessimo Fonseca come allenatore. Quindi da un lato uno diceva, boh, volevano prendere quei giocatori e quelli hanno preso, bene, benissimo. Però mi chiedo, possibile che Fonseca praticamente non abbia voce in capitolo? Cioè, possibile che un Fonseca, che un nuovo allenatore del Milan non possa dire, ma sai che c'è, a me piacerebbe molto prendere quel... Chi? Fofana? No, sentite me, è meglio quel giocatore che l'ho affrontato, l'ho avuto in squadra, oppure come avversario, e secondo me... Cioè, invece no, zero. Cioè, il Milan quei giocatori voleva, a detta di Ibra, i vari Pavlovic, Emerson Royal, Morata non credo, perché credo che sia stata più un'occasione di ripiego, diciamo così, appunto Fofana, e poi dopo ha scelto l'allenatore? Cioè, non lo so, non... poi dico la verità, non è che credo proprio a tutto quello che dice Ibra, però anche se fosse vero, sarebbe comunque una cosa abbastanza strana. È come dire, ah, ti prendi il giocatore e poi scelgo Conte, ma Conte ti ribalta, Conte se li... Attenzione, ambulanza ragazzi. Dicevo, Conte ti ribalta, quindi forse qui si, come dire, si giustifica ancora di più la scelta di Fonseca, un allenatore che evidentemente non ha grandi pretese. Vuoi prendermi quei giocatori? Ok, prendimi quelli. Questa cosa qua ovviamente non mi fa impazzire, perché vorrei un allenatore non Cacciaroni. Io ammetto che, con tutto che a me piaceva Conte, volevo Conte, ammetto che queste continue dichiarazioni in generale nella sua storia, intendo, contro la società, così e quelli, a una certa stancano, no? Però c'è anche una via di mezzo, cioè non voglio quello che sta zitto e si fa andare bene tutto, come pare essere Fonseca, o come era sicuramente Pioli, e allo stesso modo forse un po' esagerato Conte, però una via di mezzo. Cioè, per me è assurdo che Fonseca si sia ridotto a dover mettere Salemakers come vice Tevernandez. Cioè, lì dillo che ti manca un terzino, dillo, anche perché c'è questo grande mistero in casa Milan, dove abbiamo praticamente l'unico terzino sinistro col piede sinistro è Hernandez, gli altri sono tutti adattati, i vari Jimenez, Terracciano, Kalulu, consideriamolo ancora, Calabria, Emerson Royal, sono tutti destri. Quindi anche qui fa molto strano, così come fa strano, sta cosa proprio non l'ho capita ragazzi, e come mai Ibra abbia designato, abbia indicato come Jimenez il vice Teo, e poi Teo non gioca, o meglio subentra a partita in corso, ma il titolare è Salemakers. Perché? Perché Jimenez era impegnato col Milan Futuro. Cioè, qui si crea un cortocircuito incredibile. Se tu società consideri Jimenez il sostituto di Teo, Jimenez deve giocare al Milan prima squadra. Non è che lo dai al Milan Futuro, cioè non è che noi dobbiamo fare un favore al Milan Futuro, dovrebbe essere il contrario, il Milan Futuro dovrebbe essere da supporto alla prima squadra. Cioè, vedere Salemakers titolare lì sulla sinistra in un ruolo in difesa che non ha mai giocato lì, perché forse ha giocato in passato come terzino destro, ma come terzino sinistro mai. Alla prima di campionato, alla prima, mi ritrovo Salemakers lì e Jimenez che giochi in Coppa Italia col Milan Futuro. Sinceramente, sta roba qua mi lascia decisamente basito. Ditemi voi cosa ne pensate. Mi ricollego anche poi al discorso lentezza, no? Calma, c'è tempo per fare il mercato, vedete che alla fine sono arrivati, abbiamo anche risparmiato qualcosina, a parte che c'è da capire quanto hanno risparmiato, quanto, perché secondo me non è che c'è stato sto risparmio clamoroso, ma facciamo anche finta che ci sia stato un buon risparmio, resta il fatto che tu alla prima di campionato stavi giocando senza Pavlovic perché non aveva fatto gli allenamenti giusti per essere un titolare, Emerson Royal che era arrivato da poche ore, e Fofana che è stato presentato quel giorno, e quindi Morata, anche lui è arrivato comunque tardi, ti sei ritrovato praticamente a giocare col Milan di Pioli, con i giocatori di Pioli.
e tu hai perso due punti e devi anche ringraziare Dio per come è arrivato quel punticino. Tu, per risparmiare qualcosina, hai già perso due punti. A quest'ora potevi essere già a più due rispetto all'Inter. E invece no, invece un punticino. Per quello dicevo io, anche in passato, negli altri vlog, no? Dicevo, ragazzi, ok, aspettare un po', ok, tirare un pochino per cercare di abbassare, però a una certa... caccia sti soldi, prendi sti giocatori, perché poi devono giocare con la squadra, devono conoscersi con la squadra. Anche il Fofana di turno che magari potrebbe anche giocare col Parma, non lo so. Ma vuoi mettere ad avere Fofana per tutta la preparazione, a farsi anche la tournée americana con i compagni di squadra e invece avercelo adesso? Cioè lui ha detto che non ha ancora parlato con nessun altro centrocampista del Milan. Capite che rischia di giocare con un compagno che, col quale non ha mai discusso, non ha mai detto neanche buongiorno, gli ha detto. No, no, non ha neanche preso un caffettino insieme. Cioè per questo per me è importante che un giocatore venga preso il prima possibile. Poi capisco le dinamiche del mercato. Non dico che il Monaco dice quanto Fofana, 40 milioni, ok, lo paga. No. Ci deve essere anche lì un minimo di compromesso e ci sta a pazientare un po', però a una certa, quando vedi che non si schioda la situazione, tu vuoi quel giocatore e il sacrificio lo fai, il sacrificio lo fai, perché a quest'ora avevi un Fofana titolare sicuramente col Torino, che aveva fatto già la tournée americana, che aveva già conosciuto i compagni. Invece no, lo stesso Emerson Royal nella conferenza lo ha detto chiaramente. Ha detto ci sono stati momenti in cui non sapevo se questa trattativa avrebbe avuto un lieto fine o meno, perché dall'altra parte vedi che c'è una squadra interessata, tu sei già in rotta col tuo club perché vuoi andare in quella squadra, ma non si concretizza e tu sei lì magari anche ad allenarti da solo non sapendo cosa ne sarà del tuo futuro. Quindi secondo me sono tutti aspetti che poi vanno a incidere. E ti ripeto, tu ad oggi ti ritrovi che hai perso due punti. È ovvio, non abbiamo la certezza empirica che con Pavlovic, Fofana, Emerson Royal titolari, Morata titolari, avremmo vinto col Torino. Magari avremmo perso, che cazzo ne so. Però capite che il discorso è un po' quello. Cioè nel senso che i giocatori prima li hai al netto delle logiche di mercato e meglio è. Questo è il mio parere, questo è il mio pensiero, ditemi cosa ne pensate, mi raccomando, ci tengo a leggere tantissimi i vostri commenti e continueremo a discutere nella sezione commenti e tra poco uscirà un video dove faccio un po' un discorso generale su questa prima giornata di campionato. Per adesso è tutto e a dopo, ciao!